mangiate, fregatevene e godetevela. Come è successo a noi durante King of Catering, che si è svolto durante il weekend in concomitanza con Taste a Firenze, abbiamo assaggiato tutti i piatti proposti dai quattro catering che si sfidavano. 4x4 più per, dolci, sì, più anche antipasti, circa 26 portate. Ebbene, non c'è stato il senso di colpa, però sicuramente un po' di pesantezza zebedeica, sì, questo sì, sicuro. Ne parliamo con Gianluca Bisol, che è il più grande sostenitore di questa bella manifestazione, King of Catering. Ciao Gianluca. Gianluca, buonasera. Ciao, ciao Fede, ciao Tinto, buonasera a tutti. 2 chili in più, allora, li hai presi anche tu, no? Ma no, ma la mattina poi sono andato a correre nella bellissima Firenze, quindi ho smaltito tutto. Quindi tu non hai senso di colpa quando vivi un momento di passione come quello di King of Catering? No, direi di no, sinceramente no, e anzi apprezzo con attenzione tutte le portate, magari non assaggiando tutti i piatti, perché effettivamente mangiare fino alle 2 di notte, come abbiamo fatto venerdì sera con la giuria, è stato veramente un tour de force incredibile, ma veramente ne valeva la pena. Hai sofferto un po' insieme a noi, secondo me, perché è stata un po' la grande abbuffata, però poi alla fine si è scoperto che oltre al cibo c'è tant'altro dietro King of Catering. C'è veramente un lavoro immenso di queste strutture che riescono a calarsi in situazioni incredibili, perché poi tu lo sai, King of Catering non premia solo i migliori, ma premia anche quelli che fanno le cose più incredibili, la Mission Impossible, la mise en place, lo stile, la tradizione, l'innovazione, il glamour, quindi tutte interpretazioni di questi bravissimi organizzatori e cuochi soprattutto, che riescono ad ambientare anche nei centri più belli, nei borghi più belli o nelle ville più belle, nelle situazioni più incredibili, una cucina di altissima qualità. Gianluca, tu sei sostenitore con Bisol da sempre, da quando hai iniziato questo contest, lo farai ancora? Proseguirai? Sì, lo faccio sicuramente, anche perché il catering è un momento ideale per apprezzare le bollicine che facciamo a Valdo di Adene, quindi il prosecco e il gartizze sono veramente immancabili in questi momenti di grandi eventi che ci sono in Italia. È vero, avete superato come vendita in quanto prosecco nel mondo lo champagne. Tu l'avevi teorizzato qualche anno fa e ti avevano dato dello scemo. Come ti senti adesso? Sai, ero sicuro di quello che dicevo, e tanto è vero che adesso si può pensare a numeri ancora più importanti. È un prodotto del Made in Italy che è apprezzato in ogni angolo del mondo, veramente in tutti i paesi del mondo, ed è proprio italiano nel vero senso della parola, non è imitato, non si ispira a nessun altro fumante al mondo, anzi ci viene imitato da più parti al mondo. Dobbiamo cominciare a difenderci dalle imitazioni che arrivano dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dal Sud America, in California, in alcuni paesi dell'est. È vero. Gianluca, visto che ci hai preso gusto e che hai lanciato questa cosa tanti anni fa, ma ci sei riuscito poi ad arrivare alla verità, ci puoi dare i numeri a cui arriveremo col prosecco? Così ti daranno ancora dello scemo, ma magari poi godrai di nuovo sfatando il mito. Ma guarda, io credo che entro poco più di 20 anni raddoppieremo rispetto a quelli che sono i numeri attuali, quindi faremo più del doppio dello champagne. Quindi più del doppio dello champagne? Addirittura! Quindi quanto? Quanto? Quindi si parla di avvicinarci a un numero bello tondo che fa impressione, ma che è possibile, il miliardo di bottiglie. Ai. Questo lo dice Gianluca Bisol. Sono 30.000 posti di lavoro, ragazzi, non sono cose da poco, e tutti concentrati in Italia, per cui non è come altri vini che possono essere fatti ovunque, ma solo esclusivamente in territori vocati in Italia, in particolare in Veneto, in Friuli Venezia. Ti candidi a ministro. Grazie, dell'agricoltura, Gianluca Bisol. Bicchiere mezzo pieno, questa sempre. Proposta, lo salutiamo. Gianluca Bisol dice 1 miliardo di bottiglie di prosecco nel giro di 20 anni. Perché no? Sarebbe un record tutto italiano, anche puntando sull'alta qualità del prodotto. Questo sicuramente non deve mai mancare. Grazie a colui che ha sostenuto più che mai King of Catering.